Amici, è caldo, molto caldo. Oggi faccio però le zucchine ripiene. Conoscete? Una ricetta fresca, io le mangio anche tiepide, non solo calde. Adesso vediamo. Ho preso una bella boule e adesso gli metto dentro la carne. 3 etti di carne. Grammi di pane grattugiato, 1 uovo, 50 grammi di forma grattugiata, 1 pizzico di sale. Ed ora impastiamo. Ho preso le zucchine, le ho lavate, ho tolto la parte alta e la parte bassa delle zucchine. E adesso con questo marchingegno faccio il buchetto, tolgo la parte interna, come vedete, dove metterò l'impasto. Questa parte bianca la potete usare, non buttatela via, potete mettergli un po' di forma, un po' di aglio e cuocervi dentro le uova. Sentirete che bontà! Cuocetele prima in un po' d'acqua in modo tale che si inteneriscano. Ed ora cominciamo a riempirle. Potete togliere maggiore parte bianca all'interno delle zucchine in modo da farci stare più carne, ma a noi piace così. E ora mettiamole sul fuoco in una padella. Aggiungiamo un po' d'acqua, un po' di sale e copriamo. Portiamole a cottura a fuoco medio, controlliamole con la forchetta perché non devono spapolarsi. E giriamole spesso. Bene amici, sono pronte, sono state sufficienti circa 40 minuti. Ora le lascio in padella e poi le mangerò un po' più tardi. Vi lascio la ricetta qui sotto e ci vediamo come al solito alla prossima. Ciao amici!